La commissione di vigilanza, presieduta dal consigliere regionale Pietro Smargiarsi, ha affrontato questa mattina il tema delle richieste di pagamento del bollo auto, accogliendo le numerose istanze di cittadini e associazioni di consumatori che avevano preteso trasparenza sulle modalità di recupero attuate dalla Soget, l'azienda incaricata dalla Regione. A farsi portavoce del problema è stato il consigliere regionale Simone Angelosante, che ha introdotto l'argomento. Sono stati ascoltati il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie della Regione, Barbara Mascioletti, il vicepresidente Codacons Abruzzo, Vittorio Ruggeri, e i funzionari di Soget. Sapere che la Soget ha inviato 800.000 arti in una regione che ha 1.200.000 abitanti davvero ci fa un quadro preoccupante della situazione economica della nostra regione. Perché vede, io non penso che ci sia una volontà di evadere. La realtà è che molto probabilmente ci sono delle impossibilità di pagare queste cartelle ed è compito della politica regionale quella di studiare questo fenomeno, vedere perché avviene e soprattutto di vedere quali possono essere le norme che riescono a bloccare questo fenomeno. Tra l'altro dalla delucidazione della Soget della Regione sono stati chiariti la gran parte degli aspetti su questi bolli e su queste prescrizioni e comunque su questi atti che li stanno facendo proprio in questi giorni di pignoramenti, di fermi amministrativi eccetera, ma qualche lato oscuro rimane perché è venuto chiaramente fuori che ci sono delle cartelle esattoriali relative ai bolli del 2004 che sono ancora in piedi. È ovvio che noi su questo andremo a fondo e vogliamo chiarire perché. E poi consentitemi, ho ascoltato anche delle cose che mi hanno lasciato abbastanza perplesso, ho sentito parlare di ruolo educativo dei funzionari regionali. Io penso che a meno che non si lavori nella scuola, quindi nel Ministero dell'Educazione, il ruolo educativo non spetti ai funzionari regionali, ma tant'è. Noi lavoreremo affinché si torni ad avere un po' di buon senso.